oggi con gli strumenti che noi abbiamo, la PET, la risonanza magnetica e così via, possiamo vedere dove si svolge una funzione. Quindi, se questa funzione è una funzione mentale, per quanto sia, no? Mente, cervello, il titolo di questa chiacchierata, se noi possiamo vedere attraverso questi strumenti che cosa succede quando, per esempio, state ascoltandomi, se mi ascoltate, comprendete le mie parole, perché parliamo tutti la stessa lingua, ecco, in voi, in questo momento, c'è un'area cerebrale che si sta attivando. E se voi arrivate a leggere, forse quelli più lontano non ce la fanno, ma insomma, questa frase, vista di parole, vista di parole vuol dire che è un messaggio visivo, e tutti i messaggi visivi devono finire qua, in corteccia occipitale. Quindi, dopodiché, se il messaggio visivo è congruo dal punto di vista della scrittura-lettura, ecco, voi la leggete le parole grazie a queste strutture cerebrali. Un conto è vederle, un conto è interpretarle. Per esempio, potrei vedere qualche cosa, una stringa di lettere senza senso, oppure scritte in una lingua che mi è totalmente ignota, quello sarebbe per me solo un messaggio visivo, anche se mi rendo ben conto che magari c'è scritto qualche cosa, però non lo posso leggere, lo leggo soltanto attraverso queste strutture. E di nuovo, produrre parole vuol dire mobilitare quelle memorie procedurali che sono grossomodo simili, memorie procedurali, procedure, automatismi nella produzione di movimenti muscolari, simili a quelle che usiamo per esempio quando andiamo in bicicletta. Anche quella è una memoria procedurale, difficilmente la dimentichiamo, no? Andare sui pattini, andare sullo skateboard, salire sull'automobile e fare tutti quei movimenti ripetitivi che facciamo senza pensarci. Quelle sono procedure, e parlare è una procedura, anche questa. Arriviamo a parlare ad una velocità notevole senza renderci conto che stiamo selezionando una serie di movimenti che risulteranno nella produzione di una parola. Non so se sono chiaro, no? Allora, lascerei perdere questo. L'altro aspetto che spesso ci chiediamo è: ma gli esseri umani sono fatti per vivere nel mondo in cui vivono? Cioè sono preadattati? Esistono già delle caratteristiche del loro cervello e della loro mente che li portano ad essere in sintonia con questo mondo, almeno, no? Con il mondo in cui viviamo, perché ci possono essere anche altri mondi, diciamo. Nel nostro mondo c'è una forza di gravità che implica che una serie di movimenti e di manipolazioni abbiano significato. Se fossi su un'astronave, senza questa forza di gravità terrestre, dovrei adattarmi a quel mondo. Bene. Nel cervello, diciamo, noi possiamo in qualche modo avere delle risposte immediate, per esempio senza starci a pensare, per voi questa è un'immagine simmetrica. E ha una sua utilità, perché molto spesso la simmetria in cui della natura, delle costruzioni e così via, è un messaggio che per noi va in automatico, senza che dobbiamo molto riflettere. Ecco, questo è un giochetto, se voi volete. In quelle mattonelle là, ci sono tante mattonelle istoriate, no? La parte destra e la parte sinistra sono rovesciate, sono simmetriche, non ci dà nessun fastidio, vediamo una simmetria. Questa è un'immagine di questo ragazzo, no? Lo vedete? Tutti noi abbiamo una simmetria facciale. Quelli più smagati, più esperti, possono prendere la propria foto, vanno sul computer, la mettono lì, la dividono in due, la ruotano, e se la ruotano destra con destra potrebbero avere una faccia di questo tipo. Se la ruotano sinistra e sinistra hanno una faccia di questo tipo. Come vedete, sono facce un po' mostruose. Voglio dire che tutte le vostre facce sarebbero un po' mostruose, ma forse solo la Gioconda è perfetta. Ognuno di noi, io per inizio, abbiamo delle asimmetrie facciali, però noi siamo portati a accettare queste asimmetrie e a riconoscere immediatamente quando un messaggio è atipico. E questo perché abbiamo uno schema
che è abbastanza innato, quello del corpo umano. Qualsiasi lattante è in grado di riconoscere, cioè di immaginare che un corpo umano è di fronte a lui, soltanto sulla base di pochi messaggi. Spiego questo, insomma, per chi non lo sapesse. Se io mettessi dei LED sulle mie articolazioni principali, quelle che voi vedete là al puntino rosso, qui, gomito, spalla, anca, ginocchio, piede. Metto da tutte e due le parti, questi sono dei LED, delle minuscole lampadine, no? Che sono illuminate, buio in sala, buio dello schermo che è tutto nero, se voi vedete questi LED che si muovono immediatamente pensate, ah, c'è qualcuno che si sta muovendo. Il fatto è che lo pensa anche un lattante, immediatamente vedendo un corpo umano in movimento o dei LED in movimento, sa che sa, lo riconosce come un possibile corpo umano, tant'è che quando vede un altro corpo umano reale che si muove lo fissa di meno perché ha già scattato quel tipo di messaggio, si è abituato. Quindi abbiamo degli innatismi, una serie di innatismi, questi ci aiutano a stare al mondo, e è anche vero che la realtà non ci si presenta a volte in modo ingannevole. Soltanto per farvi vedere qualche cosa di molto noto, ecco, per esempio questo, cos'è che non va in questa immagine? Sono tutti uguali, ho sempre lo stesso ragazzo, soltanto i capelli diversi, però voi in genere se lo guardate rapidamente cogliete il messaggio, questa è una squadra, perché tanti ragazzi messi così, e il messaggio squadra è superiore a quello dell'analisi. Spesso cadiamo in trappole percettive di questo tipo, scusate, come questa, 12, 13, 14, ABC, segno al centro, è identico, ma era il contesto che lo fa percepire come un numero o come una lettera. E via dicendo, lascio perdere questo. Ecco, ci sono delle immagini poi impossibili, che ci tengono in scacco, anche quando abbiamo capito qual è il trucco, cadiamo sempre nella stessa trappola, e queste trappole percettive rassomigliano molto a delle trappole cognitive. Ci sono sia trappole percettive sia trappole cognitive, la nostra mente può essere facilmente ingannata. È diciamo il campo di battaglia dei pubblicitari anche, o dei politici se volete, insomma, pare trascinarvi in una trappola cognitiva. Anche questa è una trappola cognitiva, come vedete, qual è la proposta di quello superzante e così via. È possibile che esista questo elefante? È molto difficile uscire da questa immagine, anche se voi l'analizzate, voi dovete disegnarla, avrete delle difficoltà a farlo, perché la logica, diciamo, intrinseca di una figura naturale vi inganna. Allora, come si verificano alcune di queste cose? Non la guardate nemmeno, però ormai ci sono delle mappe del cervello molto dettagliate che cercano di razionalizzare il rapporto tra struttura e funzione. Questo potrebbe indurci a dire che man mano che conosciamo dove si verifica una data attività, quali sono le sedi di questa attività, una o più sedi e così via, noi saremo in grado di leggere la mente di una persona. È una trappola cognitiva questa che vi sto ponendo, perché la risposta è ma. Anzitutto i cervelli sono molto diversi tra di loro, non ci sono qui dentro due cervelli uguali dal punto di vista strutturale. Elementi sono molto diverse perché ognuno di voi ha fatto un suo percorso, esperienze, è fatto in quel modo, ha una maggiore quota emotiva, un'altra, e via dicendo. Quindi è vero che i neuroscienziati cercano di stabilire quali sono in principio, in linea di massima, le aree che sono implicate in una particolare funzione. È anche vero che questo non implica che noi potremmo, mai dire mai, però potremmo dare una lettura della mente precisa sulla base di conoscenze di tipo neuroscientifico. Certo, quando noi vediamo, ascoltiamo, odiamo, e così via,
abbiamo delle aree che si attivano. Il fatto è che a volte ci sono delle sovrapposizioni, in alcuni sono molto forti, per esempio nelle persone che hanno sinestesia, cioè in cui si fondono due modalità sensoriali, dei suoni musicali possono essere associati ai colori. Non è così raro, comunque. Ci sono tanti musicisti che sono stati sinestesici. Gershwin era uno di quelli. Per lui la sinfonia blu era blu, per una sinfonia blu, perché per lui era, che era sinestesico, la sinfonia blu suscitava delle immagini blu. Per un altro musicista, magari anche lui sinestesico, magari avrebbe suscitato dell'altro tipo di immagini colorate. Però questo indica che molto spesso due modalità sensoriali o due funzioni possono sovrapporsi. Non so se è chiaro come cosa, insomma, udire e vedere dovrebbero essere due cose nettamente distinte. In realtà non lo sono così nettamente, soprattutto quando siamo molto piccoli. Un lattante poco dopo la nascita non ha ancora una buona separazione dei sensi, deve fare una sua carriera di esperienze, man mano comprendere e registrare che ci sono suoni, che ci sono aspetti visivi, ci sono aspetti olfattivi, tattili e via dicendo. Alcuni diventano più bravi in questo, pensate ai sommelier, tanto per più ne una, no? Che sanno riconoscere dal profumo, dal gusto e via dicendo, e altri sono meno bravi. Però resta il fatto che non sempre queste attività hanno una netta separazione e quindi non è facile a volte identificarli. Lasciate perdere anche questo. Allora, queste mappe che vengono fatte del cervello, del sistema nervoso centrale, tendono a frammentare, diciamo, la nostra conoscenza del cervello. È un po' come alcuni dicono: ma state facendo una nuova frenologia? Ricordatevi Gall e così via, che diceva: qua c'è questo, qua c'è questo, qua c'è questo, e così via. Noi attraverso queste tecniche, noi neuroscienziati, diciamo, tendiamo a produrre una nuova frenologia, a dire che c'è un'area per ogni cosa e che da quell'area dipende essenzialmente una particolare funzione? Beh, per alcune funzioni il rapporto è molto netto. La corteccia motoria, per esempio, l'area di Rolando, come si chiama, questa bandelletta di neuroni situate qua, è responsabile dei nostri movimenti. Una lesione di una parte della corteccia motoria provoca purtroppo un deficit motorio. Una lesione della corteccia sensoriale, dove arrivano tutti gli stimoli della periferia, la corteccia somatosensoriale che decodifica, provoca una carenza nel decodificare gli stimoli da un'area periferica particolare. Quindi ci sono altre aree in cui il rapporto è così netto? Beh, in parte il linguaggio, per esempio nel linguaggio le aree linguistiche sono abbastanza rilevanti dal punto di vista, anche se non è soltanto la corteccia, ma anche strutture sottocorticali che sono importanti per quanto riguarda la produzione linguistica. Quindi, entro certi limiti, alcune funzioni più, come dire, più ripetitive, più essenziali e così via, possono essere abbastanza strettamente dipendenti da alcune strutture, anche se poi noi consideriamo la motricità come un fatto banale, ma nel momento in cui abbiamo dei problemi motori ci rendiamo conto della sua importanza. E per un bambino la motricità è fondamentale, perché è quello che gli consente di relazionarsi al mondo, di esplorare, modificare, toccare e così via. Nonostante, ecco, ci sono aspetti di questo tipo. Non solo io ovviamente, ma già questi due premi Nobel, Hubert e Wiesel, hanno avuto il premio Nobel per i loro studi sulla visione, dicevano: beh, va bene, noi abbiamo delle aree visive che sono estremamente vaste, più di una trentina di aree visive. Ci sono specie animali che possono avere 4 aree visive, quindi noi siamo una specie visiva, analizziamo la realtà in gran parte con i nostri organi visivi, cadiamo in trappole visive,
apprezziamo molto ciò che vediamo, perché abbiamo uno sfondo di concretezza che ci porta a dire aver visto, esiste quasi, che a volte è una trappola per molti ragazzi, hanno visto cose in televisione, in videogiochi e così via. Se sono piccoli, per loro quello esiste, perché è visibile. Ciononostante, ritorniamo qua. Questa è una palla rossa che sta rimbalzando, e i televisori dicono, va bene, è rossa, rimbalza e così via. Ma che cos'è che nel nostro cervello, nella nostra mente, ci porta a integrare questa informazione? Per esempio, io potrei dire che non lo so, sono un esperto di cose che rimbalzano. Da bambino piccolo, per esempio, una grande concezione delle palle che rimbalzano. Però ogni bambino fa delle prove, prende la palla, butta la pallina, la seggiolona, la fa cadere mille volte, finché si attende che tutte le palline cadano e rimbalzano. C'è bisogno di qualche cosa che integri questa informazione. Quello dell'integrazione è un aspetto importante, come vedremo non va sottovalutato. C'è un altro aspetto che diciamo butta un po' acqua sull'idea che noi possiamo avere una macchina cerebrale di cui conosciamo tutte le parti, come di un'automobile, cioè prendiamo un pezzettino, sappiamo che cos'è lo scritteloggio, lo cilindro, quello che è, no? Ecco. Il fatto è che i nostri cervelli sono fortemente individuali. Questa è una delle grandi ricchezze della nostra specie. Partire già con delle strutture cerebrali che hanno una loro individualità. Individualità biologica, perché così come siamo diversi di volto, ognuno di noi è diverso, siamo diversi di cervello, e abbiamo un'individualità che è anche esperienziale. Perché le esperienze che facciamo, per quanto siano simili, mettiamo, viviamo tutti nello stesso luogo, facciamo tutti le stesse esperienze e così via, nonostante poi le interpretiamo in modo diverso, e quindi nella nostra mente assumono delle caratteristiche che sono individuali. Questo si verifica anche tra i gemelli monozigotici e dizigotici, come si vede, sono i gemelli monozigotici naturalmente si rassomigliano di più come struttura cerebrale. Non entro nei dettagli, ma la struttura cerebrale è fatta di neuroni e connessioni. Noi possiamo oggi identificare la parte grigia, i neuroni e le connessioni che vanno da un'area alle altre aree cerebrali. È un capitolo relativamente nuovo, molto bello, perché possiamo vedere dove vanno a finire tutte le informazioni che partono da un'area o da dove provengono quelle che arrivano ad un'area. Allora, nei gemelli monozigotici noi abbiamo maggiori somiglianze di quanto non avvenga nei gemelli dizigotici. Ce lo aspettiamo, diciamo, i gemelli diversi sono diversi, come diceva Paola stessa. I gemelli identici tendono ad essere identici. Ciononostante i loro cervelli hanno delle diversità. E questo si verifica persino nei processi di clonazione degli organismi più semplici. Se si clonano quegli organismi che comunemente si chiamano le pulci di mare, quei piccoli crostacei che vedete saltare, no? Quando ai limiti dell'onda che si infrange sulla sabbia, no? Molto spesso ci sono tutti questi animaletti che saltano e così via. Quelli possono essere clonati, hanno un sistema nervoso molto semplice, i cloni però non sono identici dal punto di vista naturale. In questo sistema così semplice si manifestano delle differenze. Quindi questo aspetto introduce un elemento di cautela nel dire conosciamo il cervello, quindi sappiamo come sei fatto, come siamo fatti, così. Sappiamo in linea di massimo come siamo fatti, sappiamo in linea di massimo come è fatto il mio cuore, il mio fegato, il nostro fegato e così via. Però ci sono queste differenze che hanno un'origine genetica e hanno un'origine esperienziale. Tanto per darvi un'idea, la retina, la parte del nostro occhio che capta i messaggi visivi e che li manda alle aree visive, è parte del sistema nervoso. Per i profani questo può sembrare strano, però è sistema nervoso. La retina è fatto di recettori che si chiamano coni e bastoncelli. E ci sono recettori diversi a seconda del tipo, della lunghezza d'onda del messaggio visivo, quindi del colore che noi percepiamo. La differenza è enorme tra le retine. Guardate questa retina qui,
in cui avete una buona distribuzione dei recettori, quelli rosso, verde, blu, e guardate questa retina qui. Cosa vedono di diverso queste due persone? Probabilmente sono in grado poi di relazionarci e dire ho visto questo e quest'altro, il colore, ma forse le sfumature di colore sono molto individuali, ci sono persone addirittura che non percepiscono alcuni colori. Però, voglio dire, l'esperienza ci aiuta nel tradurre il messaggio. Faccio un esempio banale. Andiamo insieme al cinema. Vediamo un film, ci piace o non ci piace, non importa. Abbiamo visto lo stesso film. Usciamo dal cinema e vediamo, ti è piaciuto? Sì, insomma, così, qua e là. Ognuno di noi, però, ha percepito un messaggio un pochino diverso. Perché attraverso le nostre caratteristiche, attraverso i nostri interessi, le nostre pulsioni, le nostre esperienze e così via, quel messaggio che tendenzialmente era identico, in realtà è stato recepito in modo diverso. Questo vi cito un esperimento carino che hanno fatto al Metropolitan Museum of Modern Art a New York. C'era una sala dove c'era un quadro e le sorveglianti stavano sempre lì a vedersi questo quadro perché erano addetti a quella sala e così via. Poi hanno preso un certo numero di sorveglianti che vedevano questo quadro a dismisura e gli hanno chiesto come era fatto questo quadro. Ebbene, ognuno di loro ha dato una sua versione, diceva ah, sì, cioè, era un quadro di Magritte, l'assassino, non mi ricordo si dice un'ombra nera che compare, si vede del sangue, si vede uno sfondo con dei monti e così via. Per ricostruire il quadro c'è stato bisogno, la ricercatrice che ha fatto questo studio, che tra l'altro è un'esperta d'arte, ha avuto un'idea geniale, quella di mettere insieme tutti i dettagli percepiti dalle singole persone. Se le persone sono tante, alla fine il quadro viene ricostruito, ognuno ha un suo ricordo di quella realtà visiva. Ognuno interpreta la realtà con la sua mente. Questo non vuol dire poi che non possiamo descriverci quel quadro, però la percezione che noi abbiamo e la rielaborazione che ne facciamo è un fatto fortemente individuale. Quindi è vero che la macchina cervello ha delle forti somiglianze in ognuno di noi, ma poi l'interpretazione mentale è diversa. E questo è un altro aspetto, ai limiti, diciamo, se volete, tra la filosofia e la rieducazione motoria e sensoriale. Che cosa vuol dire? Immaginate che noi abbiamo una sola struttura responsabile di un particolare comportamento, bene, comportamento motorio, per esempio. Immaginiamo che quando io faccio così, sorrido, questo dipende essenzialmente dalla mia corteccia motoria. In gran parte è così, se io faccio un sorriso forzato, così questo avviene perché la mia corteccia motoria di destra e di sinistra ha detto, ha ordinato ai muscoli che portano un sorriso di attivarsi e produrre un sorriso forzato. In realtà però, come vi fa vedere questo studio, questo qui, ecco, questo è un ragazzo, è un classico, viene mostrato abbastanza spesso, è un ragazzo che ha avuto un problema, nel senso che ha avuto un deficit di tipo motorio legato ad un danno della corteccia motoria. Quindi quando gli si dice di fare un sorriso, questo qui, a comando, lui è in grado di controllare soltanto questa metà del volto che è controllata da questo emisfero. L'emisfero di qua controlla qua, l'emisfero di qua controlla l'altra parte, destra, sinistra, sinistra, destra. Quindi lui non può far altro che fare questo tipo di sorriso, un sorriso anomalo. Ne avrete visto purtroppo spesso, ci sono delle persone che hanno emiparesi e che controllano soltanto metà del volto. Quindi il ragazzo non sarà mai in grado di fare un sorriso. Un sorriso a comando no, ma un sorriso spontaneo sì. Se il ragazzo gli raccontate una storia che lo diverte, o vede un amico e così via, lui fa, vedete, entrambi la metà del volto vengono osservate. Perché? Perché c'è un controllo sottocorticale, questo qui, delle sue prestazioni motorie. Quindi è vero che la corteccia motoria è essenziale e se danneggiata da questo tipo di
intelligente. Però è anche vero che in alcune situazioni emerge un sorriso spontaneo. Quindi sorriso forzato, sorriso spontaneo. Che cosa vuol dire questo? Beh, anzitutto che nel corso dei millenni noi abbiamo selezionato, anzi non abbiamo selezionato, ma insomma è stato selezionato un sistema nervoso che comportasse rappresentazioni a più livelli della stessa funzione. Cosa importante, perché se si verifica un danno, una funzione può essere in qualche misura conservata. L'altro aspetto è quello della rieducazione. Se purtroppo ad una persona succede un danno di questo tipo, quella funzione può in qualche modo essere rieducata mobilitando altre risorse. Quindi non avere un combacio rigido tra una struttura e una funzione è qualcosa di importante. Non so se sono riuscito a spiegarlo. Insomma, è importante perché la rieducazione si basa su questo. Plasticità è un altro aspetto che in qualche misura pone dei limiti all'idea che ci sia un rapporto immutabile, rigido, statico tra come è fatto il cervello e come ci comportiamo, come ci muoviamo e così via. In un computer questa plasticità almeno attualmente non c'è. Se si rompe un circuitino, se danneggia un circuitino di un computer, o posso provocare un grave sfacelo, il computer non funziona più, oppure possono decadere alcune funzioni. Punto e basta, non succede altro. Nel cervello, il sistema nervoso umano, e in quello di tante specie animali, la rappresentazione centrale risente fortemente delle esperienze che noi abbiamo. Voglio dire in poche parole, è quello che poi noi abbiamo sempre fatto empiricamente, perché mai facciamo studiare i bambini, i ragazzi e così via, per non soltanto dargli delle nozioni, ma per stimolare il loro cervello, perché stanno un po' così, un po' inebetiti, ma senza far niente, diciamo, non avrebbero delle prestazioni intellettuali particolarmente elevate. Questo lo si è visto sia con studi in cui degli animali inizialmente venivano stimolati dopo la nascita e si vedeva come cambiava la struttura del loro cervello. Stimolare vuol dire modificare la struttura cerebrale. Ritorniamo a Gallo un pochettino, anche se diciamo, è un pasticcione. Gli stimoli in qualche modo modificano le microstrutture cerebrali, modificano i circuiti, modificano le sinapsi, modificano le connessioni e così via. In maniera a volte massiccia. Uno dei casi che viene più studiato sono i taxi driver londinesi, quando non c'erano ancora i navigatori satellitari, che avevano una struttura che serve per l'orientamento spaziale, l'ippocampo, lasciamo perdere dove cos'è, cioè una struttura sottocorticale che era più voluminosa in media dell'ippocampo dei comuni mortali, perché loro lo esercitavano giornalmente, andando in giro per la città ricordandosi le mappe. La stessa cosa avviene se io faccio esercitare o non faccio esercitare, come vedete in questo caso, con un dito un animale. Per esempio la scimmia deve fare così con questo dito. A livello centrale, se esercita quel dito, la rappresentazione centrale è molto più vasta di quanto non si verifichi se non esercita la mano. Ma questo succede un pochettino anche noi, faccio un esempio più banale. Immaginiamo che io mi rompo un braccio, cosa che ho già fatto un paio di volte, mi rompo il braccio viene ingessato, lo tengo fermo. Un tempo, quando ero ragazzo, una bella ingessatura non si muoveva niente, adesso siamo più, diciamo, plastici e si lasciano fuori le dita, si dice cerchi di muovere le dita ogni tanto e così, perché questo è importante. Perché è importante? Perché se il braccio è bloccato, quando vengo sgessato, in media dopo un mese, le articolazioni sono un po' incriccate, ma anche la rappresentazione centrale del mio braccio si è rattrapita, perché non l'ho usato. Un minor numero di neuroni si è preso carico di rappresentare al centro del mio braccio. Devo esercitarlo e allora la rappresentazione centrale ritorna ai livelli precedenti. Un bambino o un adulto che suona il violino ha una rappresentazione centrale
dei movimenti, quindi dell'arto con cui suona, che usa l'archetto, eccetera, superiore a quella di una persona che non suona il violino e così via. Detta in poche parole, l'esercizio modifica la struttura cerebrale e modifica ovviamente la funzione cerebrale. Questo, diciamo, è un aspetto fondamentale che ci dice che a qualsiasi età la stimolazione esercita degli effetti positivi. Ovviamente in un bambino e in un ragazzo il rapporto è, diciamo, estremamente elevato, in un anziano il rapporto è molto più scarso, però voglio dire, non è mai troppo tardi, però sempre l'esercizio, la stimolazione ha un qualche effetto. È paradossale, è talmente vasta questa capacità che prima della pubertà, cioè entro il genere 10 anni di vita, si può, per motivi che non vi sto ad elencare, ma in genere una gravissima epilessia, un tumore, eccetera, abolire un emisfero cerebrale intero in un bambino. Cioè, se mettiamo questo sinistro, nel sinistro ci sono le strutture del linguaggio, tra l'altro, tolgo via tutta la corteccia di questo emisfero per salvare, diciamo, la vita e dargli una vita un po' più decente, mi attenderei che il bambino perda totalmente la capacità di controllare il lato destro del corpo, che è controllato dall'emisfero sinistro, e perda totalmente la capacità linguistica. Questo non avviene in questo modo. Nei bambini emisferotomizzati, brutto termine, ma insomma in cui è stato elevato un emisfero, l'emisfero residuo entro una certa età si assume i compiti di controllare entrambi le parti del corpo, entrambi le metà, e si assume anche capacità linguistiche, senza dubbio avrà qualche deficit cognitivo, insomma, possiamo pensare che sia uguale a chi ha un doppio emisfero, però questo ci dice che precocemente le capacità plastiche sono notevoli. Se questo avvenisse in una persona adulta e in un anziano, purtroppo non funzionerebbe così, però ci dice che c'è un'età fondamentale, prima soprattutto della pubertà, in cui il cervello è estremamente plastico, è aperto alle esperienze, apprende un'altra lingua molto meglio di quanto non si verifichi dopo i 14-15 anni e così via. Tutto questo sono caratteristiche del cervello intrinseche alla sua natura. C'è un altro aspetto, ecco, che volevo, su cui vorrei concludere. Non è detto che noi usiamo il cervello in modo, come dire, ripetitivo nei secoli. Faccio un esempio molto chiaro. Io parlo con l'emisfero sinistro, come diceva Brocano, parlo con l'emisfero gauche, eccetera. Grande scoperta, entusiasta, al congresso in cui avevo annunciato questo fatto che era ignorato sino allora. La maggior parte di voi utilizza l'emisfero sinistro per parlare, d'accordo? Il linguaggio è una caratteristica che ha lasciato una traccia nei millenni nel cervello degli esseri umani, nei nostri predecessori. Quindi ad un certo punto il cervello è virato in senso linguistico. Nelle primati non umani questo viraggio è molto scarso, cioè, non soltanto non possono articolare per altri motivi, ma non hanno le nostre capacità linguistiche. Allora, il nostro cervello ha la traccia di una lunga storia naturale che ha portato, a partire dagli ominidi, a selezionare questa funzione. Non so se è chiaro, quindi un prodotto della selezione naturale. Decine e decine di migliaia di anni gli esseri umani parlano, non sappiamo quanto espansa fosse la loro lingua, perché anche un linguaggio bisogna inventarselo, prima dei suoni emotivi, poi dei movimenti labiali e delle corde vocali per esprimere qualcosa, ma insomma tutto ciò possibile grazie ad una struttura cerebrale. Da quanto tempo invece noi scriviamo? Poche migliaia di anni, dalle tavolette d'argilla sumeriche, di ebra e così via, 6.000 anni,
7.000 anni massimo, noi utilizziamo la scrittura per tramandare il nostro pensiero. Ma se i 7.000 anni sono nulla in termini evolutivi, non è stata selezionata alcuna struttura che ci renda capaci di scrivere, soltanto che noi utilizziamo un'altra area cerebrale, che è la corteccia parietale e che è legata alla spazialità, per tracciare i nostri segni. Cioè, ci siamo, abbiamo utilizzato un'area che era fatta per altro, per intraprendere una nuova, chiamiamola così, avventura culturale, cominciare a scrivere, a lasciare dei segni che sempre hanno una spezialità. Qualsiasi lettera io traci ha, diciamo, ha una sua caratteristica spaziale. Questo l'abbiamo fatto con un'area che non era fatta per quello. Quindi un'area cerebrale, entro certi limiti, può essere utilizzata per altre funzioni. Possiamo chiederci, e quindi l'uso che noi facciamo del cervello sarà diverso tra 20 anni rispetto all'uso che veniva fatto del cervello 20 anni fa? Un pochino sì, basta guardare, non so, i ragazzini come utilizzano i pollici per scrivere su una tastierina, o la velocità con cui rispondono a dei messaggi e così via. Per generare a me la grande invidia che ancora devo usare l'indice per utilizzare il mio smartphone, non ce la faccio bene con i due pollici, sono anche un po' grossi, non lo so, ma loro hanno un uso in qualche modo un po' diverso del loro cervello. Non è un uso drasticamente diverso, però è un po' diverso. E alcune delle loro funzioni risentono di questo bagno, chiamiamolo così, culturale, tecnologico, eccetera, in cui sono immersi. I loro tempi di reazione sono diversi, la loro tendenza a rispondere rapidamente ad alcuni stimoli è diversa, e così via. Per alcuni versi è positivo, per altri abbiamo dei problemi, soprattutto a livello scolastico, se gli insegnanti lo sanno bene, diciamo, nel cercare di rallentare le risposte, nel rendere, diciamo, aumentare la loro razionalità e così via. Però soltanto per dare un esempio di come, vedi il linguaggio, vedi la scrittura, noi possiamo utilizzare il cervello in modo difforme. Cioè, una volta posseduto un cervello di una complessità notevole, che noi stiamo imparando a conoscere soltanto da pochi decenni, noi possiamo servirci di questo cervello per utilizzarlo in modo difforme. Io, per esempio, ho seguito alcune cose spaziali degli astronauti dal punto di vista motorio, e ho visto che, diciamo, abituarsi a lanciare una palla a terra o sulla parete dell'astronave e riprenderla è un compito che può sembrare sempliciotto, ma che in realtà richiede una notevole capacità. Ricordate una pillola che devo prendere. Una notevole capacità di ristrutturare i propri schemi motori. Però lo facciamo. Invece in alcune specie animali la ristrutturazione di uno schema, anche banale, non è possibile. C'è un continuo evolutivo in cui si passa da una notevole rigidità ad una notevole plasticità. Noi, nel bene e nel male, siamo una specie plastica. Questo non ci garantisce di essere, diciamo, la specie migliore del mondo, gli individui migliori del mondo, però abbiamo gli strumenti a disposizione per cambiare gli usi che noi facciamo del nostro cervello, se volete anche della vostra mente. E forse qui mi fermerei.